E dipinti di questi anni hanno molto frequentemente come soggetto l'Ugello, uno scugnizzetto amatissimo dal Mancini e dall'amico di sempre Gemito, che i due portano fino anche a Parigi, dove l'Ugello viene ritratto nelle vesti più diverse, di Bacco, del Pazzariello, dei saltimbanchi suonatori, dipinto nel quale addirittura viene replicato due volte con il suo corpo macilento e magrissimo e con una voluta volgarità del viso. Proprio nei saltimbanchi suonatori compare l'altra straordinaria caratteristica del Mancini, l'immediatezza fotografica. I due ragazzini sono saltimbanchi che suonano, giocano, usano contemporaneamente i piedi, nel frattempo cadono gli spartiti mentre alle loro spalle si vedono gli affiches degli spettacoli francesi. Antonio Mancini è fortemente attratto dalle molteplici potenzialità espressive che la foto offre ai pittori di quegli anni, tanto da preferire al disegno, tecnica da lui odiatissima, poiché ancora legata a un tipo di pittura ideativa. L'Ugello compare in molti altri dipinti realizzati tra Napoli e Parigi. Assume ancora il ruolo del protagonista nel Jour de guitare 1877 o del più austero saltimbanco con violino, menzionato anche con il titolo di saltimbanco nero 1878. Opera importante.